Per un'ora a partire dalle 20:30 anche a Roma, come in tante altre città del mondo, si spegnerà un monumento simbolico. L'iniziativa è voluta dal WWF. Per sapere di più ci colleghiamo col nostro inviato Pino Finocchiaro. Buonasera Pino, ti vedo in compagnia di un ospite. Sì, siamo con Gianfranco Bogna, che è il direttore scientifico del WWF Italia. L'ora della Terra è un'ora che tocca tutti gli uomini ed è già scattata da diverse ore laddove si è fatto buio, quindi avete cominciato da Auckland e via dicendo. Certo. Si arriva qui a San Pietro e si vuole dare un segnale. Ci sono dei contenuti oltre a quella che è diventata anche una festa, anche per i bambini, come vediamo qui dietro di noi. Certamente il segnale più importante è che dobbiamo assolutamente fare qualcosa di urgentissimo per cercare di evitare le continue emissioni di gas che modificano la composizione chimica dell'atmosfera e che quindi incrementano l'effetto serra naturale. Il clima mondiale è in una condizione sempre più di instabilità e gli effetti peggiori li stiamo avendo proprio noi, esseri umani, e soprattutto le fasce più deboli della popolazione umana, quindi le popolazioni che vivono più povere a livello mondiale, ma devo dire che onestamente questo lo stiamo vedendo anche un po' in tutte le regioni del pianeta. In questi giorni il panel intergovernamentale per i cambiamenti climatici sta concludendo il suo secondo volume del quinto rapporto, che parla proprio di scenari, vulnerabilità e adattamento al cambiamento. Le notizie che arrivano non sono dalle migliori. Sono molto negative e noi dobbiamo salvaguardare i sistemi naturali del pianeta, e noi che abbiamo questa dimensione di stabilità di questi equilibri dinamici che non possiamo permetterci di alterare. Ecco, i cambiamenti climatici sono un rischio anche imminente. Sono un rischio gravissimo e sono anche un rischio che ha a che fare con la salute degli esseri umani, con i grandi fenomeni meteorici estremi, quindi grandi inondazioni, fortissime precipitazioni, periodi di siccità, quindi forte mortalità non solo per quanto riguarda gli esseri umani, ma anche per la disgregazione degli ecosistemi sulle basi delle quali noi stessi viviamo. L'acqua, il cibo, tutta l'agricoltura, moltissime attività economiche umane come il turismo. È come se fossimo entrati in una nuova era della vita della Terra. Siamo entrati in una nuova era della vita della Terra. Gli scienziati ci dicono che siamo oramai in un periodo geologico che viene definito antropocene, perché la capacità dell'uomo di modificare i sistemi naturali è elevata in una dimensione quasi simile a quelle delle grandi forze geologiche che hanno modificato il pianeta fino ad oggi. Quindi immaginatevi quanta responsabilità, e siamo entrati in un'era di grande responsabilità. I prossimi decenni sono cruciali, dobbiamo ridurre i gas che modificano il clima, e il 40% di cui si discute anche a livello europeo entro il 2030 è ancora una cifra troppo bassa. Abbiamo di fronte a noi l'anno prossimo che dobbiamo chiudere col grande accordo sul clima a livello di Nazioni Unite, e questo messaggio dell'ora della Terra che il WWF ormai da moltissimi anni, dal 2008, porta avanti proprio per dimostrare quanto sia importante che tutti diano un segnale a chi in qualche maniera ha la capacità di poter decidere l'importanza di ridurre le emissioni che derivano dalle industrie, che derivano dai trasporti. Siamo in una situazione purtroppo troppo avanti, troppo... Ecco, io vorrei avvertire nel frattempo lo studio che probabilmente lo spegnimento avverrà un po' prima delle 20:30, quindi forse se abbiamo un attimo ancora di pazienza forse converrebbe aspettare e vedere Dante Caserta, il presidente del WWF, cosa farà adesso. Senz'altro. Cosa farà adesso Dante Caserta? E dovrà dare il segnale dello spegnimento della cupola di San Pietro, e ringraziamo ovviamente il Vaticano per aver fatto questo. Pensiamo, adesso ovviamente non mi permetterei mai di dire cosa pensa il Papa, ma insomma tutto quello che Papa Francesco ha detto negli ultimi tempi e ha dimostrato anche semplicemente con la scelta del nome, della vicinanza al grande santo che tra l'altro è il protettore e il patrono dell'ecologia, credo che dia un grandissimo segnale anche ai potenti della terra, a fare in modo, noi spesso ci rivolgiamo a loro, no? Perché è da loro poi che dipendono delle grandi scelte. Queste scelte sono tarde a essere prese, si sta perdendo troppo tempo, il tempo è preziosissimo, perché più andiamo avanti più sarà difficile recuperare il gap che si sta creando, e quindi abbiamo un urgenza di intervento. Io credo che il messaggio dell'ora della Terra è proprio quella di un grande messaggio di dire svegliatevi, fate qualcosa prima che sia troppo tardi. Allora Pino, rimani con noi. WWF nasce, sì.
Rimani con noi un istante, sì, perché noi nel frattempo vediamo cosa è successo nelle altre città alla touch screen, ma rimani con noi che ci collegheremo nel momento in cui si spegne il cupolone. A te, Andrea. Allora. Grazie Barbara, molto rapidamente lo ricordiamo, un'iniziativa che coinvolge circa 2 miliardi di persone in 157 paesi. Iniziò nel 2007, qui lo vediamo, Sydney in Australia. Queste sono le immagini, una photogallery tratta dal portale informativo della RAI, www.rainews.it. Questo è l'Iran, sopra acceso. Qualcuno se ne è accorto che si è spento? Ecco, ecco, ecco Pino, ci vedi? Ecco, ti sentiamo. Ecco, come vedete si è spento, abbiamo mancato il momento dello spegnimento, come vedete è rimasta soltanto una lampadina accesa, che è quella di quell'imprenditore che per la quarta volta è salita sulla cupola per dare dei segnali anche di resistenza, e nonostante l'intervento del gendarmerie non sono riusciti a farlo scendere. Ma allora adesso a questi bambini che guardano al futuro vestiti da Spider-Man, qual è il messaggio del WWF? Il messaggio, ripeto, è proprio quello che tutti noi possiamo fare qualcosa, e quindi il fatto stesso di avere un'ora di spegnimento è un dato importante. Noi attorno a questo evento abbiamo tantissime attività che si svolgono in tutto il mondo per venire incontro all'uso delle energie rinnovabili, al risparmio energetico, a fare in modo che si possa utilizzare il più possibile anche in maniera efficiente l'energia. Noi oggi abbiamo tantissimi interventi che possiamo fare tra il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'uso delle rinnovabili. Insomma, diciamo che in sintesi la nuova missione del WWF è salvare l'uomo dall'uomo. Esattamente, mi sembra che... Bene. Io penso che qui da Piazza San Pietro abbiamo finito, vi ridiamo la linea e auguriamo buona ora di riflessione a tutti su questa ora della Terra voluta dal WWF in tutto il mondo. Grazie a Pino Finocchiaro.